Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi andiamo a realizzare questa borsa con una linea un po' diversa. Guardate, ho realizzato dei laterali che praticamente vanno a rientrare all'interno della borsa. Uso un cordino panna, vedete, che vado poi a spezzare, per così dire, con questa bordura del colore usando l'aiuta. Ovviamente voi potete usare anche lo stesso materiale di diversi colori, questo è ovvio. Potete realizzarla in tutti i materiali. In più io ho foderato la mia borsa, guardate, con la plastica. Questo perché mi piaceva dare lasciare praticamente questo effetto trasparente che dà l'impressione che all'interno della borsa non ci sia assolutamente niente. La lavorazione, vedete, è un pannello e dopo andremo a lavorare i laterali, quindi è abbastanza semplice. I manici verranno cuciti direttamente alla borsa mentre lavoriamo il punto, quindi vi faccio vedere anche questa tecnica molto semplice ma molto efficace perché i manici sono resistenti. Quindi vedete, abbiamo questa bordura e abbiamo questo laterale particolare che va a rientrare. Vedete, una lavorazione un po' diversa dal solito. Allora, vi ricordo, prima di passare al tutorial, di attivare la campanella per le notifiche. Chi ancora non è iscritto si può iscrivere sul bottone iscriviti. C'è anche la possibilità di abbonarvi al canale, è una possibilità che dà YouTube, con una scelta di pagamento dove avete dei benefici, in particolare, insomma, avete dei vantaggi. Ovviamente questa è scelta perché sapete che il canale è completamente gratuito. E in più, ricordatevi che potete seguirmi anche sui social. Nel box informazioni trovate tutte le informazioni anche per acquistare i materiali. E detto questo, passiamo al tutorial. Allora, io per il mio tutorial vado ad usare il cordino tornado, il colore panna. Queste rocche, vedete, si presentano in questa maniera qui e hanno un peso di 200 grammi. È un tricottino in rocca realizzato in misto cotone, aspetto circolare, effetto opaco, consigliato uncinetto 5-7. Allora, io lo vado a lavorare con l'uncinetto 5,5, quindi mi tengo abbastanza stretta perché voglio un lavoro più consistente, quindi un lavoro che non slabbri troppo. Allora, iniziamo il nostro lavoro con la classica mattonella. E facciamo una particolare attenzione quando la realizziamo in modo che questa mattonella non tiri come a volte vedo le lavorazioni nel web. Questo perché può capitare, ma basta fare delle attenzioni e quindi possiamo fare questa mattonella veramente in maniera perfetta. Allora, la prima cosa che facciamo il nostro anello magico. Qui abbiamo il filo corto, con il filo della rocca formiamo, vedete, una X. Entriamo in questa maniera qui, prendiamo il nostro filo e ci agganciamo con una catenella e ne realizziamo altre due, quindi 3 catenelle totali in questa maniera qui. Realizzate le nostre 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo altre 2 maglie alte. 2 e 3, quindi la prima sarà formata dalle nostre 3 catenelle. Fatto questo, realizziamo una catenella, di nuovo filo sull'uncinetto e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 maglie alte. E di nuovo una catenella. Di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 e una catenella e un'ultima volta altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3 e 4 gruppi da 3 maglie alte. Fatto questo, chiudiamo, vedete, il nostro anello magico in questa maniera qui. E dove abbiamo la terza catenella, quindi 1, 2 e 3, andiamo a chiudere a maglia bassissima. Quindi io entro e chiudo a maglia bassissima. Per chi non vuole
che si veda praticamente il segno della chiusura, può andare a realizzare sempre due catenelle e chiudere a maglia bassa. In questa maniera qui non si vede magari la chiusura, ma adesso vi faccio vedere. Adesso guardate, facciamo un'attenzione. Come vi ho detto, spesso capita che il lavoro non viene preciso, quindi che cosa dobbiamo fare? Allora, guardate, io adesso devo andare a proseguire, proseguo con 2 catenelle, quindi andremo a chiudere con una maglia bassa. Allora, il foro, vedete, è sulla mia destra, quindi se io volessi andare a completare la lavorazione è come se dovessi tornare indietro, quindi il lavoro viene veramente male, non viene bene. Quindi io che cosa faccio? In questo caso faccio le 2, vedete, catenelle in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e vado a lavorare proseguendo sul davanti, quindi sulla sinistra. Entro, non faccio nessuna catenella distanziatrice, entro e lavoro le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2. E 3 maglie alte, una catenella distanziatrice, di nuovo nello stesso foro lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso vedete, io devo andare nell'altro angolo. Ancora una volta non realizzo la mia catenella, quindi non faccio nessuna catenella, entro nello spazio e lavoro le mie 3 maglie alte. 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo adesso vedete in quest'altro angolo di nuovo. Non facciamo la catenella, lavoriamo le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso vedete, dobbiamo andare a lavorare nell'angolo dove in effetti abbiamo già lavorato l'ultima, questa che sarà l'ultima maglia. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo, lavoriamo le prime 3 maglie alte, quindi una, due, e 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, e sulla seconda catenella, vedete, andiamo a realizzare la nostra maglia bassa. Per chi non vuole che praticamente si veda il segno, entra e lavora praticamente una maglia bassa in questa maniera qui. Così praticamente non si vedrà la lavorazione, che in genere, insomma, è come se si formasse una specie di cicatrice. Ok? Ovviamente cerchiamo di entrare nelle 2 asoline, altrimenti poi si vede l'asola sottostante così. Ecco qua. E lavoriamo la maglia bassa in questa maniera qui. Adesso 1 e 2 catenelle, se vogliamo sempre chiudere con la maglia bassa. E vedete, guardate, il foro adesso si trova sulla mia sinistra, quindi sul davanti del lavoro. Quindi io filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte, perché la prima l'ho già lavorata, quindi 2 e 3 maglie alte. Ok? Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui, lavorando nei nostri angoli sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, nei laterali lavoreremo solo 3 maglie alte e di nuovo nell'angolo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che siamo arrivati e abbiamo completato la nostra riga, sulla seconda catenella 1 e 2. Di nuovo chiudiamo a maglia bassa.
Quindi adesso iniziamo il prossimo giro. Anche qui, guardate, noi abbiamo il foro sulla nostra destra, quindi è dietro alla posizione del nostro lavoro. Quindi qui lavoriamo 1, 2 catenelle se vogliamo chiudere con la maglia bassa, come vi ho spiegato, altrimenti fate le 3 catenelle se chiudete a maglia bassissima. Filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2. E 3 maglie alte. Nel nostro angolo proseguiamo sempre lavorando l'aumento, quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Ora andiamo a proseguire. Praticamente nei lati, vedete, dei fori lavoriamo sempre 3 maglie alte senza nessuna catenella e negli angoli lavoriamo sempre 3 maglie alte, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quindi vedete, arriviamo nel prossimo spazio da lavorare. Filo sull'uncinetto 2 maglie alte perché la terza è già, vedete, stata lavorata. E qui entriamo 1 e 2 sulla seconda catenella e lavoriamo una maglia bassa. O chiudete a maglia bassissima come già vi ho spiegato. Quindi vedete, la nostra mattonella si presenta veramente, guardate, una formazione dritta compatta e così deve andare avanti il nostro lavoro. Quindi adesso io vado a proseguire per un tot di righe decidendo la larghezza perché poi a un certo punto andremo a lavorare solo in altezza. Quindi io adesso proseguo e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 righe. Allora, ho deciso di fermarmi perché io in realtà aumento fino ad arrivare ad una larghezza desiderata. Vedete, la mia è di 44 centimetri. Quindi, volendo una borsa che sia circa di questa larghezza qui, io adesso mi fermo. Ovviamente, l'altezza, vedete, della borsa è poca, diciamo, ovviamente, però io mi devo per forza fermare perché quando vado a continuare il mio quadrato si allarga sia in larghezza e in altezza sì, però anche in larghezza, quindi a questo punto noi ci fermiamo. Allora, prima di proseguire in altezza, io vado a mettere dei marcapunti che vanno praticamente a centrare quelli che sono i lati dove poi andremo a lavorare i nostri laterali. Quindi vi voglio far vedere bene. Allora, noi qui vedete abbiamo il nostro centro, quindi voi centrate dove avete iniziato il lavoro. Questo è il nostro centro. Io non faccio altro, vedete, che seguire la linea del centro. Quindi questo è il mio centro, guardate. Qui c'è la seconda catenella delle tre, quindi 1, 2, 3, la seconda, 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 e arrivo, vedete, al centro. E metto il mio marcapunti. Ovviamente potete fare anche diversamente, potete anche contare i gruppi, quindi questo è l'aumento. Guardate, io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo è l'ottavo dove ho messo il marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Potete fare anche così, ok? Quindi insomma vedete voi, uguale di qua ovviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sull'ottavo vedete, su quella centrale, sulla maglia alta centrale andiamo a mettere il nostro marcapunti. Ovviamente di qua avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, una volta fatto questo andiamo a chiudere. Ovviamente qui io ho ancora aperto la mia lavorazione per farvi vedere come la dobbiamo chiudere. Io chiudo sempre così, quindi quando devo andare a chiudere, vedete, nel momento che devo chiudere sfilo in questa maniera il mio filo. Lo aggancio al mio ago con la punta tonda,
Guardate bene, allora questo è praticamente la maglia alta da 3 catenelle. Io non entro in quella, ma in quella dopo, in questa maniera qui. E vado, vedete, a ricreare il mio punto. Poi filo verso di me, entro al centro così, prendo anche l'anellino dietro e vado a nascondere ovviamente all'interno del lavoro. E abbiamo chiuso. Quindi andiamo dietro, ovviamente andiamo a nascondere qui. Nel mio caso, essendo un cotone, quindi non si può saldare con l'accendino, andrò anche a fare dei punti di cucitura per fermarlo bene bene, in modo che poi non si sfili. Ed ecco fatto. Ora dobbiamo andare praticamente ad aumentare in altezza il nostro lavoro. Per aumentare in altezza, noi andremo a lavorare questo lato. E quest'altro lato, perché questo praticamente, vedete, dove abbiamo i marcapunti è il nostro laterale. Quindi iniziamo in questa maniera. Quindi dove ho, vedete l'angolo, che ho lo spazio, entro al centro, prendo il filo e mi aggancio lavorando 3 catenelle, quindi una, due e tre. Filo sull'uncinetto e all'interno lavoro altre 2 maglie alte. Ecco qui come mi sono agganciata. Adesso non faccio altro che proseguire in ogni foro e lavorare le mie 3 maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto e lavoro le mie 3 maglie alte, come ho fatto praticamente per il resto del lavoro. La lavorazione è la stessa. Quindi di nuovo nel prossimo 3 maglie alte. E facciamo questo, ovviamente, fino ad arrivare all'altro capo, quindi all'altro angolo. Una volta, vedete che arriviamo all'altro capo, entriamo nel nostro angolo come abbiamo fatto per l'inizio, filo sull'uncinetto e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Quindi 2 e 3 maglie alte. Vedete? Ecco il lavoro come si presenta. Adesso noi non dobbiamo girare, ma dobbiamo andare a lavorare in altezza, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Qui abbiamo lo spazio, quindi giriamo il nostro lavoro e filo sull'uncinetto andiamo a lavorare nel primo spazio le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Nel prossimo spazio di nuovo lavoriamo 3 maglie alte, quindi anche qui andiamo a proseguire lavorando in ogni spazio, vedete le nostre 3 maglie alte, fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato. Quando arriviamo, vedete, dall'altro capo, lavoriamo le 3 maglie alte ovviamente nell'ultimo spazio che incontriamo e qui abbiamo le 3 maglie alte, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e sulla terza, vedete, andiamo a lavorare una maglia alta che andrà a creare lo spazio per la nostra lavorazione. Quindi 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo subito in questo spazio che abbiamo creato. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo 2 maglie alte perché la prima sarà realizzata con le nostre 3 catenelle iniziali. Ed ecco qui, vedete? Filo sull'uncinetto e andiamo a proseguire con le 3 maglie alte in ogni spazio che si presenta. Allora, adesso io vado a proseguire, quindi un tot di righe, finché non raggiungo un'altezza che per i miei gusti e la borsa che ho in mente di realizzare vada bene. Allora, io ho proseguito, vedete qui è dove ho iniziato, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 righe. Ovviamente voi andate a rendervi conto quanto la volete alta, ok? Io ho proseguito 9 righe calcolando che questo è il mio centro e quindi avrò un laterale più o meno di questo spessore, io ho fatto un'altezza di, ho calcolato un'altezza di
34 centimetri. Ovviamente voi dovete vedere le vostre preferenze. Io vado a proseguire così. Adesso facciamo ovviamente la stessa cosa anche dall'altro lato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito sia da un lato che dall'altro e la mia altezza totale è di 73 centimetri. Questa è la mia altezza totale. Adesso io ho già realizzato un lato, vedete? Andiamo a realizzare dei laterali che potete anche fare in diversi colori. Adesso se riesco a farcela con il filato li farò di questo colore, altrimenti insomma aggiungo un colore diverso. Allora, per il nostro laterale noi abbiamo centrato con il marcapunti in questa maniera qui e adesso andiamo a lavorare nei lati un tot di righe. Vedete, qui ho il mio marcapunti dove vi ho fatto centrare. Noi andiamo a lavorare su questi tre moduli, lavorando una maglia alta in ogni spazio. Quindi inizio tenendo conto che inizierò da qui, da questo modulo, e terminerò qui. Quindi andiamo a delimitare quello che è la fine del lavoro. E inizio qui, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qui andrò a lavorare le mie 9 maglie alte, quindi inizio ad agganciarmi in questa maniera qui. E lavoro le mie 9 maglie alte. Questa da 3 catenelle sarà la prima, e in ognuna 9 maglie alte. Arrivati, vedete, al marcapunti, tolgo il mio marcapunti, lavoro l'ultima maglia alta per questa riga, in questa maniera, e adesso 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, giro il mio lavoro. E proseguo lavorando le mie maglie alte su ogni maglia alta. Quindi qui ho la prima, vedete, maglia alta, entro nella seconda prendendo entrambe le asole e lavoro le mie maglie alte. Quindi adesso noi andiamo a proseguire per un tot di righe. Una volta vedete che arrivo alla fine, lavoro l'ultima maglia alta su la terza catenella, 1, 2 e 3, e di nuovo 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e lavoro di nuovo la riga fino ad arrivare ad un totale, se avete fatto le mie misure, di 18 righe. Allora ragazzi, guardate, io vado a calcolare più o meno la larghezza, la lunghezza in questa maniera qui, vedete? Vado a stendere praticamente la mia lavorazione e quindi mi rendo conto la lunghezza totale che io devo fare del mio laterale. Quindi fate la stessa cosa anche voi se chiaramente non usate il mio stesso filato o comunque le mie dimensioni. È chiaro che qualora faceste la borsa con un filato più sottile dovete fare più righe e quindi una misura più grande per fare insomma, le mie misure, questo è ovvio. Quindi andate a fare entrambi i laterali e poi un'altra cosa importante da fare, una volta che avete praticamente lavorato, vedete l'intero schema quindi della borsa, dobbiamo andare a prendere le misure della nostra fodera. Quindi andate a tagliarvi la fodera prima di assemblare la borsa. Potete anche cucire già la fodera alla borsa in modo che dopo, insomma, quando andate a cucire la borsa, insomma, internamente già è completa. Quindi non dimenticate questo passaggio importante della fodera. Allora, io vedete, prima di andare a cucire, ho rivestito con della plastica la mia borsa.
ovviamente questo è opzionale. L'ho fatto perché mi piaceva che rimanesse, vedete, la trasparenza, ma comunque non ci fosse il rischio di perdere magari tra i buchetti le chiavi, le cosine, insomma un po' più piccoline. Quindi ho fatto questa lavorazione. Ovviamente voi potete mettere la fodera o qualsiasi altra cosa, insomma, desiderate. Adesso andiamo a iniziare a cucire, vedete, i nostri laterali. Io li vado a cucire con un altro colore, che in questo caso sarà l'aiuta, per fare proprio questa differenza, questo stacco di colore. Questo è un colore panna, quindi farò questo distacco. L'aiuta che vado ad usare è questa qui. Allora, io ce l'ho da un po' di anni, vi devo dire la verità, l'ho comprata circa 4-5 anni fa, non l'ho mai usata. Adesso mi è venuta, insomma, questa idea. Allora, questo tipo di aiuta qua mi è risultato un po' antipatico, diciamo, da lavorare, perché spesso ha una trama molto molto doppia, poi improvvisamente si assottiglia troppo, quindi diciamo che forse per una lavorazione intera di una borsa è fastidiosa. In più, questo perché, vedete, ho lavorato i manici e ho riscontrato proprio che improvvisamente, infatti il manico ha delle parti un po' più sottili e delle parti un po' più doppie, però nel contesto, diciamo, nell'insieme, il lavoro viene bene. Quindi andiamo a realizzare dei manici. Io ho realizzato 5 catenelle per questi manici e delle righe di maglia bassa. Nel box informazione vi metto il tutorial per realizzarli. Allora, iniziamo in questa maniera qui. Accostiamo, vedete, così. Noi dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno in questa maniera qui. Prenderemo anche il lato, vedete, questo qua della base, ok? Quindi potete fare anche un giro di maglia bassa tutto intorno, però personalmente ho pensato di non farlo. Allora, io mi prenderò anche questo filino dietro, così lo vado a chiudere bene, perché è importante, quando non possiamo saldarlo, andare a bloccare bene i fili. Quindi inizio così, vedete. Ah, tutto al contrario, scusatemi, in questa maniera qui. Allora, ecco, perdonatemi, inizio con delle maglie basse. Allora, iniziamo, vedete, nella prima qui ho la catenella, quindi entro e di fronte ho di nuovo, vedete, una maglia, quindi una prima maglia, quindi se non è questa, vedete, evidenziamo bene qual è, eccola qui. Iniziamo legandoci in questa maniera qui con una catenella, ok? Una volta che ci siamo legati, io faccio un'altra catenella così e vado in ogni punto come se andassi nei punti delle maglie basse o delle maglie alte, insomma, vedete? Quindi mi affianco, il filo questo qua me lo porto, quello più lungo me lo porto e vado a fare, vedete, delle maglie basse, semplici semplici, così. Entro in quest'altro spazio, anche di fronte, guardate sempre di fronte, vedete? Entrate come se entrassi in due asole di uno qualsiasi punto e chiudiamo così. Ancora, vedete, entriamo nel punto dopo e in quello di fronte è di nuovo una maglia bassa. Vedete, a fianco e di fronte, cerchiamo sempre di prendere un paio, vedete, di asole dei punti, in modo che è più consistente la lavorazione, e andiamo a proseguire, vedete, fino ad arrivare nell'angolo. Quindi proseguite. Allora, guardate, io ho lavorato l'intero laterale, l'ho attaccato praticamente, guardate, a restante della borsa. Adesso arrivo praticamente al laterale qui giù, vedete? Cosa faccio io? Allora, qui ho del filino da tagliare, lo tagliamo. Adesso, guardate, devo andare a cucire praticamente legando queste due parti, che è l'inizio della maglia alta, vedete? Qui ho l'inizio della maglia alta e qui ho praticamente il gruppo da 3 maglie alte. Quindi io entro, guardate, così e prendo la parte che incrocia l'inizio dei due punti, vedete, attraverso proprio, guardate, al centro, così, e lavoro delle maglie basse, vedete, guardate, attraverso praticamente
in questa maniera le maglie, evidenziando praticamente il punto. Vedete, in questa maniera si fa uno scalino all'interno del laterale. Quindi guardate bene, questo è il modulo da 3, questo è l'inizio della maglia alta. Io passo attraverso, guardate, così, e lavoro le maglie basse. E faccio così ovviamente finché non arrivo alla fine della lavorazione, in questo caso qui, perché poi ci agganciamo al laterale. Quindi guardate, arrivo qui, questo è il laterale, quindi io giro la borsa così e mi aggancio il laterale, così me lo sistemo ovviamente, si sistemate sempre nelle mani, e iniziamo il laterale come abbiamo fatto insomma fino adesso. Allora, qui ho le maglie basse, guardate, vedete, qui ho il laterale, inizia con le maglie basse, quindi entro e di fronte mi aiuto così e lavoro il primo punto. Di nuovo, guardate, nel punto di fronte mi aiuto, faccio così, guardate, aiutatevi sempre, ed ecco qui. E di nuovo, chiaramente arriviamo fino alla fine del nostro laterale. Allora, guardate, io arrivo quasi alla fine, completo quello che è il mio lavoro per unire le due parti. Ecco qui. Vedete, mi aiuto sempre in questa maniera qui, perché è chiaro che non essendoci il punto delineato, potrebbe sembrarci difficile, però come vi ho fatto vedere non lo è per niente. Dobbiamo solo avere pazienza di entrare in tutti i punti, facendo attenzione di non saltare assolutamente nessun punto, vi raccomando, eh? Quindi abbiamo fatto tutto il laterale, entriamo, vedete, nell'ultima catenella della prima che abbiamo realizzato, e facciamo la stessa cosa qui, uguale, e lavoriamo la maglia bassa. Adesso io non faccio altro che andare a continuare, vedete, praticamente anche su tutto il bordo della mia borsa, e inizio l'altro laterale fino a completare l'altro laterale e tornare a maglia bassa dall'altro lato fin qua. Quindi andate a fare un giro completo. Quindi vedete, io qui ho il primo punto della maglia bassa e lo lavoro sottostante la maglia alta, ovviamente. Ecco qua, vedete, e lavoro le mie maglie basse. Ok? Quindi andate a proseguire. Allora, guardate, io sono arrivata in questo punto qui dove devo andare a continuare, ma prima di fare questo mi vado a bloccare i manici. Allora, faccio in questa maniera qui, guardate, dall'altro lato conto i gruppi. Quindi 1, 2, 3, 4, e sul quinto, vedete, ho posizionato per rendermi conto mentre vado a lavorare, quindi vado a fare i punti. Faccio la stessa cosa di qua, 1, 2, 3, 4, e sul quinto, vedete, posiziono i manici. Ovviamente adesso mentre vado a lavorare, quando incontro i manici, devo fissarli già alla borsa e farò la stessissima cosa anche di qua, ovviamente. Quindi adesso andiamo a proseguire, vi faccio vedere. Ora vedete, io arrivo praticamente, ho completato, vedete, l'intera borsa, ho anche fatto i laterali, arrivo ovviamente a questo punto qui. Qui vedete, io non ho la lavorazione, la devo fare, quindi lavoro l'ultimo punto così, e dove ho, in questa maniera qui vedete, guardate, questo punto qua e questo io lo salto e vado sul primo così, vedete? E così. Adesso andiamo a lavorare, vedete, tutti i punti chiaramente, fino ad arrivare dove abbiamo il manico. Ovviamente qui vedete dove io già ho iniziato, io metto un marcapunti per ricordarmi che poi ovviamente dovrò terminare qui, ok? Quindi arriviamo fin qui, e dove abbiamo già la lavorazione ci andiamo ad allegare semplicemente, niente di complicato. Quindi vedete, qui ho un punto, entro in questa maniera qui. E dove ho il punto della riga, vedete, del pannello, entro e lavoro la maglia bassa.
Adesso lavoriamo delle maglie basse sulle maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo i manici. Una volta vedete che siamo arrivati dove abbiamo il nostro manico, togliamo il marcapunti. Io vedete qui ho fatto il punto, l'ultimo punto del pannello. Tolgo il mio marcapunti e lo tolgo anche di qua. Adesso devo prendere il mio manico in questa maniera qui. Il filo, vedete, lo mettiamo dietro in modo che possiamo proseguire con la lavorazione. Entriamo nel prossimo punto ed entriamo nel punto del manico, così, in questa maniera qui. Entriamo quanto più, perché ovviamente con questo tipo di lavorazione io è un po' più duretta. Prendo, vedete, il mio filo da dietro. Guardate, prendo il mio filo da dietro e lo porto sul davanti così e lavoro ovviamente una maglia bassissima, quindi sui manici lavoreremo delle maglie bassissime. Entro nel prossimo punto e di fronte nel punto del manico e di nuovo guardate, prendo il filo da dietro e lo porto sul davanti e chiudo a maglia bassissima. Di nuovo nel prossimo punto, entro nel punto del manico senza saltare nessun punto del manico. E chiudo a maglia bassissima di fronte di nuovo, arrivo qui dove ho l'altro punto, vedete, del manico e chiudo a maglia bassissima ed ho, come vedete, agganciato il manico ovviamente all'interno, vedete, quindi è all'interno e viene un lavoro pulito. Adesso proseguo, guardate, porto anche la codina, vedete, del manico che c'era un po' con me e lavoro a maglia bassa fino ad arrivare ovviamente sull'altro manico. Quindi guardate, io arrivo anche da quest'altro lato, quindi posizioniamo bene il manico, vi raccomando, posizionatelo bene, togliamo il marcapunti sia di qua che di là, perché ormai non ci serve più. Questo è il punto dove devo andare a mettere i manici. Ovviamente metto il mio filo dietro come abbiamo fatto prima. E andiamo a fare la stessissima cosa anche qui. Sempre, vedete, appoggio dietro il manico, entro nel prossimo punto e prendo un punto del manico così. Prendo il filo da dietro e chiudo a maglia bassissima. Entro, guardate, nel prossimo punto, di fronte ho il punto del manico, prendo il filo da dietro e faccio la stessa cosa. E blocchiamo, vedete, anche l'altra. Prossimo punto, qui ho, vedete, la codina che porterò con me nella lavorazione per bloccarla bene bene e mi aggancio, vedete, al pannello. Ed ecco qui, guardate come abbiamo bloccato i nostri manici perfettamente. Questo è un sistema che in realtà noi possiamo usare sempre per le nostre borse. Ok, quindi nell'ultimo giro si possono agganciare i manici in maniera molto semplice. Adesso andate a proseguire, ovviamente faremo anche qui una riga di maglie basse e andiamo a bloccare i manici anche dall'altro lato fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti. Una volta vedete che io arrivo nell'ultimo punto, qui ho il marcapunti, qui ho la lavorazione, tagliamo il nostro filo. E con un ago, vedete, io vado a chiudere la lavorazione. Quindi tolgo. Sono così, vedete, entro nel prossimo punto, quindi salto un punto, così, chiudo così, entro così e vado chiaramente poi a nascondere all'interno il filo prima di tagliare. Andiamo a fissarlo bene bene all'interno dei punti. Quindi ragazze, la nostra borsa, vedete, è terminata. Ha veramente una linea molto molto particolare con questi laterali, vedete, vedete che sembrano rientrati all'interno grazie a questo tipo di lavorazione. All'interno abbiamo la plastica. Andiamo ovviamente a tagliare i nostri filini, che sono rimasti, i manici saranno belli resistenti con la cucitura, vedete, fatta direttamente alla borsa.
quindi niente, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Andate a realizzarla anche voi. Se vi fa piacere, fatemi vedere le vostre realizzazioni nel gruppo Facebook privato. Nel box informazioni trovate il link. Io vi saluto al prossimo tutorial.